Ciao, benvenuto, benvenuta a una nuova lezione di italiano qui nel canale Italia con Anna Paola. E oggi la proposta che vi voglio fare oggi è di testare le vostre abilità di comprensione della lingua italiana e come funzionerà questa lezione. Vedrete un pezzettino di un'intervista con la cantante Arisa in cui lei parla di sua madre. Sarà un pezzettino piccolo di un minuto di video e dopodiché lo rivedrai con i sottotitoli. Però nel frattempo cercate di comprendere quello che dice, cercate di rispondere a due semplici domande. Per prima cosa, che cosa è successo alla madre di Arisa? E la seconda domanda è: come ha affrontato quel problema? In modo positivo? L'ha affrontato bene o male? In modo negativo? Ok? E la terza parte di questa lezione sarà parlare un po' più profondamente di alcune parole ed espressioni usate da Arisa in questa intervista. Ok, iniziamo, ma prima di iniziare ti voglio dire perché non mi lasci il tuo like proprio adesso, perché sennò dopo ti dimentichi. E se non sei ancora iscritto nel mio canale, iscriviti, attiva le notifiche in modo da sapere ogni volta che pubblico un nuovo video qui nel canale Italia con Anna Paola. Adesso possiamo iniziare? Allora, iniziamo la prima parte di questa lezione. Dei piccoli, non so se grandi o piccoli, dei problemi di salute quando tu eri piccola, quindi era spesso Sì, mia madre diciamo che ha avuto triste. sempre dei grandissimi problemi di salute, dei fastidiosi problemi di salute e grandi, ultimamente anche molto grandi. Non mi spiace, mamma. Però lei ha avuto una brutta malattia. Per due brutte malattie in 3 anni, dello stesso genere di cui non voglio entrare nei particolari, però lei se l'è mangiato. Cioè, nel senso che lei è una tipa che non si concede alla tristezza. Lei è sempre quella che chiama, è sempre quella che cucina per tutti, è sempre quella che ha un consiglio buono, una battuta, che ti dice quello che ha visto su Facebook e su Instagram, perché adesso lei ha i social, no? E quindi da un po' di anni, quindi lei guarda sui social quello che c'è e mi chiama e mi dice: "Guarda che ho visto che devi dire al tuo commercialista, per esempio." Sei riuscita a capire cosa è successo alla mamma di Arisa e come ha affrontato il problema che ha avuto? Adesso, se ti è mancato qualcosa, se non sei riuscito a comprendere integralmente tutto quello che ha detto Arisa, guarda di nuovo la stessa parte dell'intervista rilasciata da lei, però con i sottotitoli in italiano. Dei piccoli, non so se grandi o piccoli, dei problemi di salute quando tu eri piccola, quindi era spesso Sì, mia madre diciamo che ha avuto triste. sempre dei grandissimi problemi di salute, dei fastidiosi problemi di salute e grandi, ultimamente anche molto grandi. Non mi spiace, mamma. Però lei ha avuto una brutta malattia, per due brutte malattie in 3 anni, dello stesso genere di cui non voglio entrare nei particolari, però lei se l'è mangiato. Cioè, nel senso che lei è una tipa che non si concede alla tristezza. Lei è sempre quella che chiama, è sempre quella che cucina per tutti, è sempre quella che ha un consiglio buono, una battuta, che ti dice quello che ha visto su Facebook e su Instagram, perché adesso lei ha i social, no? E quindi da un po' di anni, quindi lei guarda sui social quello che c'è e mi chiama e mi dice: "Guarda che ho visto che devi dire al tuo commercialista, per esempio." Molto bene, lì dice che, no? Rispondendo alla prima domanda, che cosa è successo alla madre di Arisa è che lei ha avuto dei problemi di salute, ha avuto una malattia. Arisa la classifica come ha avuto due brutte malattie in 3 anni.
Andremo a specificare e approfondire un po' questo discorso fra un po', però la seconda risposta alla domanda: come l'affrontate, in modo positivo o negativo? Lì Arisa dice che se l'è mangiato. Questa è un'espressione per dire che la madre ha affrontato questa malattia in modo molto positivo, che ha saputo affrontare bene la situazione che ha vissuto. Allora, all'inizio la conduttrice ha detto, quindi lei aveva spesso, poi non ha completato la frase. Dei piccoli, non so se grandi o piccoli, dei problemi di salute quando tu eri piccola, quindi era spesso. Però volevo parlare della parola spesso. Spesso significa tante volte, molte volte. Vado spesso in quella piazza a prendere l'autobus. Spesso vado costantemente, tante volte. Spesso è la parola che vuol dire tante volte. Dopodiché Arisa dice che la madre ha avuto dei fastidiosi problemi di salute. La parola fastidiosi, fastidiosi è il plurale di fastidioso, che significa? Significa qualcosa che provoca fastidio, qualcosa che disturba. Guarda com'è interessante imparare un'altra lingua. La parola fastidio esiste in portoghese, è fascio. Però è poco utilizzata e fastidioso esiste in portoghese, anche fastidioso esiste in portoghese e significa qualcosa che provoca aborrecimento, ma la parola fastidioso, così diciamo in portoghese, fastidioso esiste in portoghese, quindi è qualcosa che provoca fastidio, è algo che provoca aborrecimento. La mamma di Arisa aveva dei fastidiosi problemi di salute, problemas de saúde que provocavam fastio, que aborreciam. Dei grandissimi problemi di salute, dei fastidiosi problemi di salute e grandi, ultimamente anche molto grandi. Arisa dice che la madre ha avuto una brutta malattia, poi subito corregge la frase dicendo due brutte malattie in 3 anni. Malattia in italiano significa doença. Ed è interessante che in Italia si evita parlare di questa brutta malattia. Di solito quando si dice in italiano ha una brutta malattia, ha avuto una brutta malattia vuol dire cancro o tumore maligno. Quella è la brutta malattia. Giosia, qui in Italia evitam falar câncer ou tumor maligno. Costumam dizer uma doença ruim, la brutta malattia. Ha avuto una brutta malattia, per due brutte malattie in 3 anni, dello stesso genere di cui non voglio. Poi parlando della mamma, lei dice che è sempre quella che chiama, è sempre quella che ha un buon consiglio e una battuta. Cos'è battuta? Battuta è uno scherzo, una barzelletta, un modo di giocare con qualcosa, di scherzare. Battuta seria una piadinha, una brincadeira. La mamma ha sempre una battuta, cioè non prende tanto le cose sul serio, ci scherza sulle cose, è positiva, ci ride e scherza, è una cosa molto molto positiva. Fare delle battute è fare degli scherzi, è fare unas brincadeiras. Whindersson Nunes fa sempre delle battute riguardo la vita, le differenze tra i ricchi e i poveri. Quindi Whindersson Nunes è uno che fa spesso, spesso, ti ricordi? Sì, molte volte fa spesso delle battute sui ricchi e poi le differenze tra i ricchi e i poveri. Lei è sempre quella che chiama, è sempre quella che cucina per tutti, è sempre quella che ha un consiglio buono, una battuta che ti. Lei dice che adesso la mamma ha i social. So, è Facebook, Instagram, sono as redes sociais. Qua si usa dire i social. I
I sarebbe l'articolo, os. Social è la parola che è rimasta in inglese, non viene tradotta all'italiano che sarebbe sociale, no? Rimane social. Quindi mia mamma adesso ha i social. Cioè è iscritta su Facebook, su Instagram e sugli altri siti social. Dice quello che ha visto su Facebook e su Instagram, perché adesso lei c'ha i social, no? E quindi da un po' di anni, quindi lei guarda sui social quello che c'è. Lei guarda sui social quello che c'è. Ela olha nas redes sociais o que está acontecendo. Lei guarda sui social quello che c'è e dice: guarda che ho visto che devi dire al tuo commercialista. Cosa significa commercialista? Commercialista è la figura professionale che cura le finanze sia delle persone fisiche, sia finanze personali, sia aziendali. Fa da tramite tra il contribuente e lo Stato, quindi questo è il commercialista, che in Brasile sarebbe il o contador. Quindi o contador è il commercialista. Sembra, somiglia alla parola commerciale, comercial, ma si tratta del contador. Il commercialista è il professionista che in Brasile chiamiamo contador. E mi chiama e mi dice: guarda che ho visto che devi dire al tuo commercialista, per esempio. Molto bene, siamo giunti al termine di questa lezione e ti volevo dire una cosa. Lo sai che questo tipo di esercizio è molto utile e ti posso dire che nel corso vita abbiamo almeno 150 puntate di questo tipo di esercizio qua. Questa è una vera immersione nella lingua italiana. È qualcosa che funziona molto. E nel corso vita hai non solo gli esercizi, come hai la possibilità di riascoltare e non solo di pronunciare ciò che hai sentito. È molto molto bello ed è davvero un'immersione nella lingua italiana. Se vuoi sapere di più, basta che clicchi sul link che si trova qui nella descrizione di questo video e ti ripeto, iscriviti al mio canale e per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima lezione. Un bacio!